Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Mi scuso per i capelli, ma avevo troppo caldo, quindi non li ho finiti di asciugare, in realtà sono ancora bagnatissimi. Comunque, qualche giorno fa vi ho fatto un video haul Tiger, Lidl e DM. Ma in tutto questo mi sono scordata dei prodotti che avevo già messo a posto e quindi non vi ho mostrato. Siccome sono un pochino, ho deciso di fare un secondo video e riunire queste cose. I prezzi non li ricordo, ma è costato tutto pochissimo. Parto da una cosa per la casa che ho preso alla Lidl ed è questo profumatore per ambiente. L'ho sentito parlare benissimo qua su YouTube. È un deodorante per ambienti albicocca e melissa, una profumazione di albicocca fantastico. Questo l'ho pagato mi sembra sulle 3 euro e qualcosa, l'ho messo in bagno, profuma tantissimo, veramente molto molto buono. C'erano anche altre profumazioni, ma questa era quella che mi ispirava di più. Un'altra cosa che vi voglio mostrare sono questi tre accendini presi sempre alla Lidl. Avevo bisogno di accendini per accendere i fornelli perché non mi vanno più fornelli. Non ho trovato però gli accendini quelli col beccuccio lungo, quindi vabbè, ho preso questi che sono bellissimi, uno con i lama, uno tutto verde e uno con i cactus. Costavano una sciocchezza e quindi niente, ho preso anche questi. Sempre da Lidl ho preso, ormai vi mostro tutte le cose che ho preso da Lidl, acqua solare rinfrescante CN Sun con cocco, 500 ml di prodotto. Non è ovviamente una protezione solare. Questa qua tra l'altro ha anche buon inci, quindi non male, costa poco, è un buon quantitativo di prodotto. Avevo finito tutte le acque rinfrescanti da portare al mare, quindi ho voluto prendere questa. Poi alla Lidl ho preso anche questo scrub per il corpo della linea Tropical Summer. Questa linea, questo prodotto l'avevo già provato anni fa, ogni anno riescono più o meno le stesse cose di questa linea. Questo qua è uno scrub corpo ai sali del Mar Morto, al profumo di pesca e ibisco, buonissimo, mi era piaciuto tanto e quindi ho voluto riacquistarlo, 250 ml, l'inci fa schifo perché al primo posto ha la paraffina liquida, quindi io ve lo dico. Ma è talmente buono che l'ho voluto riprendere. Poi sempre alla Lidl ho acquistato questo che in realtà non è per me, però di tutti i gel mani igienizzanti che ho provato che in questo periodo, quello della Cien è l'unico che ha una buonissima profumazione, sembra quasi appunto un bagno schiuma. Non si sente per niente l'alcol, non secca le mani, si asciuga in fretta e non appiccica, quindi quando lo metto tutti, no ma che buon odore, ma cosa ti sei messa? Il gel igienizzante mani della Cien, costa tipo 90 centesimi e ha veramente una buonissima profumazione, non secca le mani. Questo l'ho comprato a un'amica perché io in realtà ne ho già altri in casa e quindi non sono stata a ricomprarlo per me, però ve lo mostro perché questo qua ve lo straconsiglio. Poi Tiger, una cosa sola era rimasta fuori, questa che è bellissima, 50 centesimi di penna, c'era anche con il ranocchio e con un'altra cosa che non mi ricordo, ma la volpe è stupenda e la metterò nella mia collezione di penne. No, è veramente carina. 50 centesimi ci può stare. Poi ho preso queste salviettine detergenti della Chicco. Ne ho sentito parlare molto bene. Mi servivano, le ho acquistate. Queste qua non ricordo dove. Forse da Tigotà, ma potrei dire una sciocchezza. Però, insomma, mi servivano, quindi le ho prese. Al DM, invece, ho preso questo che è shampoo e balsamo. Vedete, è diviso in due, da una parte c'è appunto lo shampoo, dall'altro il balsamo. Pagato tipo un euro, una roba del genere, sono 150 ml per ogni prodotto, è all'anguria, shampoo e balsamo e profumo di anguria per tutti i tipi di capelli. Quindi niente, ho voluto prenderlo più che altro ovviamente per il pack e la profumazione, ma di questo c'è anche la mini taglia, quindi se volete provare la taglia più piccola c'è anche quella. Poi ho preso un altro gel detergente intimo di Jessa,
non so, Yessa, boh, è un marchio di M. Questo qua è un detergente intimo con estratto di camomilla e acido lattico, costava 99 centesimi, l'ho preso perché praticamente io sono rimasta senza detergenti intimi, quindi ne ho presi due di Dermomed, mi sembra, no, Neutromed, non mi ricordo, e questo ho fatto un pochino di scorte. Poi ho preso ultimi tre prodotti, sono tre bagnoschiuma di Balea, 99 centesimi l'uno. Questo è al profumo con estratto di aloe vera, formula rinfrescante, ideale per tutti i tipi di pelle, ed è questo qua che ha una buona profumazione, sa un po' di quei bagnoschiuma estivi di Badedas o anche di Garnier, un po' così, però buono. Poi ho preso quest'altro che invece ha rivitalizzante con estratto di limone, che ha una profumazione che un po' asprina, però buono. Ed infine questo qua con i sali del Mar Morto. Questo qua mi aspettavo chissà che profumazione, una profumazione normalissima di bagnoschiuma da supermercato, niente di che, però costano poco, 250 ml, in estate ci si fanno molte molte più docce e quindi ho voluto prendere queste qua, anche perché poi c'è mia sorella che viene due volte a settimana, quindi anche le docce se le fa qua da me quando viene, e quindi niente, ho voluto prendere dei prodotti di scorta. Bene, questi erano i prodotti che mi ero scordata di farvi vedere. Fatemi sapere se voi li avete provati. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!